potrebbe soffrire un po' di più. Abbiamo visto un passo con sottomano magistrale di Magro, poi un errore di Treviglio, Jax Johnson che colpisce dall'arco, avanti 3-3 la 4-15 sul cronometro del Bella Italia Isa Village di Lignano Sabbiadoro. Jazz Johnson, scusate, il difficoltà, Treviglio la sta mettendo in difficoltà, perché adesso i tre esterni, Rodriguez, Bogliardi e Venuto, hanno tutti tre falli, e adesso c'è la zampata di Jazz Johnson, 15 punti nei primi 5 minuti della quarta decisiva frazione. Johnson prova ad affrontare Bogliardi che non può spendere il quinto fallo. 22 di Jeff Johnson, meno 2 pista. Johnson di nuovo della rosa, esce Langston, Johnson attacca Bogliardi, Johnson fino in fondo e diventano 24. Straordinario il cambio Cangro, consegnato ancora per Saccaggi, marcato da Pollone. Il taglio di Johnson, si va ad Arisma che serve proprio l'americano, ha spazio per la tripla, la prende e la segna. Sì, è un canestro che... Bel canestro questo di Luca Pollone, ieri 15 punti in 34 minuti con 3 triple su 8 tentativi. Ha cominciato bene anche questa partita, ha cominciato benissimo invece Jazz Johnson, concedergli anche un... distanza, nonostante buoni tiri, oggi sta facendo più fatica. Sembra gradire particolarmente l'accoppiamento con Pollone e Whittle, quindi tocco il passaggio di Saccaggi ad armare la mano di Jazz Johnson. Fanno 3 su Celotti, prova a buttarsi dentro, lo ferma la difesa pistoiese con Magro che gli toglie il pallone, corre la Giorgio Tesi, no look di Risma nell'angolo per Johnson, da 3 Jazz Johnson, gran palla di Risma. Di lui c'è la marcatura di Leonardo Biancotto, aspetta Johnson che si avvicini per bloccare Magro, mette palla a terra Johnson, tira cadendo indietro, ancora un grandissimo canestro firmato da Jazz Johnson. Eh sì, Johnson ad attaccare il canestro, non proprio un marchio di fabbrica, e quindi sta spingendo Chiusi a prendere dei tiri che probabilmente non vuole prendere. Qui Johnson ancora una volta. Della Rosa cerca spazio, poi la palla va nelle mani di Saccaggi, ancora Della Rosa, ricezione per Jazz Johnson che tira da fermo senza ritmo, ma comunque solo retina, torna più 11 pistoli. Saccaggi, Magro riconsegnato ancora per Saccaggi, si libera Johnson, lo perde per un attimo Chiapparini, tanto basta per dare spazio a Johnson per sparare da 3 punti, 41-20 con la zona. Eh sì, zona che questa volta però ha lasciato, rimbalzo d'attacco a Moretti, Johnson brucia Piccoli con il primo passo, arriva l'aiuto di Moretti, ma Johnson è bravissimo a evitarlo, galleggiare in aria e segnare aiuto per tutta la squadra. 6 punti in questa partita per Samuele Moretti, 2 su 4 da 2 e 2 su 6 in lunetta. Johnson prova a replicare subito e segna la tripla che permette a Pistoia. Credo che questo sia frutto del grande lavoro di Sabatino, ottima penetrazione e scarico all'uomo libero. Per Sabatino questo è il terzo assist della partita. Partita raddoppia Piccoli, il lob per Del Chiaro che la ributta fuori, Johnson attacca Moretti, subisce fallo e trova anche il canestro. Eccola qui la ciliegina sulla torta. E realizza, vediamo se si sposta, se si adesso la tribuna. Johnson si butta dentro, va a realizzare, si butta il fallo.
se vuole Maggio va a far riportare fuori per Johnson, che lo si fa ancora una volta, Johnson che prova a realizzare box per un problemino al ginocchio, ma adesso sembra ristabilito. Chiaramente per un giocatore della sua taglia e stazza ci sarà bisogno di un po' di tempo. Bellissima l'azione offensiva di Jazz offensivo. Sì, abbiamo visto come Childs ami questo movimento che poi si conclude con un tiro da 5 metri. Nel frattempo Johnson non è certo un timido e sfiora la doppia cifra con il parziale. Jazz Johnson in attacco, punta Childs, rimasto accoppiato su di lui, tripla di Jad Johnson che legge benissimo la tripla dall'angolo, sbaglia, rimbalzo conquistato da Telchiaro, palla a Johnson che ha qualche difficoltà nel recuperare la sfera, poi però Eurostep siderale di Jad Johnson. Ancora Saccaggi in palleggio, ribalta per Whittle, poi Jazz Johnson che supera Wicks e lo batte realizzando altri due punti che mostrano tutto il talento. Punteggio sul 9-0 quando sono passati 3 minuti di gioco e c'è una tripla di Jazz Johnson. Questo abbiamo visto che il ragazzo ha preferito richiamarlo in panchina, Bandini scivola, non riesce a passare al compagno il pallone e regala un contropiede proprio a Johnson che va a realizzare. Johnson parte di esterni e oggi manca l'accentratore principale. Mark Haynes intanto è l'accentratore di gioco di Pistoia a realizzare ancora una volta, 46-52. Ancora Johnson, vediamo se si affida ad un compagno, invece va a concludere ancora in azione personale, 48-52. Un pallone comunque Johnson dopo averlo perso, la palla è per Saccaggi, ancora Johnson si butta dentro, va a realizzare un bel canestro in sottomano. E Tano della Real Sebastiani Rieti, Johnson, Saccaggi prova ad appoggiarla al vetro, sbaglia, poi si lotta al rimbalzo, la spunta Giorgio Tesi Group Pistoia. Va a ricevere palla in questo momento Johnson, Delchiaro, ancora Johnson, però si mette in proprio e fa bene. Alla rimessa per Pistoia va Della Rosa che serve subito Johnson, difesa mani in faccia da parte di Contento che però non può far niente contro il